Ciao, sono Stanley di TurboLab.it e in questo video vedremo una possibile strategia per guadagnare su Binance con le criptovalute. Se sei un principiante e stai iniziando ora a scommettere su questo nuovo fenomeno finanziario, seguimi e ti racconterò le basi. Prima di cominciare, dato che non mi piacciono per niente i clickbait, cominciamo chiarendo che la strategia che vedremo nel corso del video non è nulla di innovativo, anzi, è vecchia come il mondo. In particolare, di solito si parla di buy the dip, ovvero comprare il calo del prezzo. Inseriremo quindi una serie di ordini ad un prezzo definito tramite un foglio di calcolo via via sempre più basso e con volumi sempre più alti, che ci consenta di comprare il prezzo mentre appunto sta scendendo verso il basso. Ora, se sei un broker esperto oppure un esperto di finanza o qualcuno che scommette in borsa, probabilmente avrai sentito dire che questa strategia non è esattamente la migliore in assoluto, in particolare perché si parla di prendere il coltello al volo mentre sta cadendo, quindi un'operazione abbastanza pericolosa. In realtà, chi dice queste cose sono gli operatori finanziari che possono rimanere incollati davanti al video per molte ore al giorno monitorando l'andamento dei prezzi e inserendo i propri ordini quando è il momento migliore in assoluto. Per noi comuni mortali, invece, che abbiamo un lavoro, una vita, una famiglia e delle altre cose da fare, non possiamo stare tutto il giorno incollati a guardare l'andamento dei prezzi delle criptovalute, la strategia buy the dip si può rivelare molto molto proficua. In particolar modo se scegliamo le criptovalute sulle quali scommettere con un pochino di criterio e un po' di ricerca. Ok, completata questa doverosa introduzione, non ti spaventare se non sei un esperto di finanza, perché nel corso del video vedremo esattamente tutti i passaggi e le operazioni matematiche più complicate vengono comunque svolte dal foglio di calcolo già pronto e disponibile per il libero download, quindi stai tranquillo che non voglio venderti assolutamente nulla. Per tutte le informazioni, i link e i riferimenti a quanto ti andrò a dire, ti consiglio di accedere e leggerti l'articolo completo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, dove troverai appunto tutti i riferimenti che non riuscirai magari a scrivere nel corso del video perché parlerò un po' troppo velocemente. Ora entriamo nel vivo dell'azione. La primissima cosa da fare è registrare un account a binance.com e trasferirvi sopra della criptovaluta, che sia Bitcoin oppure Ethereum. Parleremo di questa valuta che abbiamo trasferito come il nostro capitale, oppure la valuta base, cioè quella che abbiamo effettivamente a disposizione per comprare la valuta alternativa che ci interessa nel nostro dip buy. Non entrerò nel dettaglio di come svolgere questa operazione perché ho realizzato un video approfondito dedicato appunto alla registrazione a Binance e su come si fa per trasferirci sopra il nostro capitale iniziale. Trovi il riferimento nei commenti al video qui sotto. Ora che ci siamo registrati a Binance.com e abbiamo trasferito i nostri Ethereum oppure Bitcoin sul nostro wallet, possiamo proseguire. Il passo successivo consiste nello scegliere su quale criptovaluta desideriamo investire e scommettere. Ok, la scelta è abbastanza ampia perché in questo momento ci sono circa un migliaio di criptovalute diverse. Se non hai delle preferenze forti e non sai dove partire, ti raccomando di leggere il mio articolo sulle 5 migliori criptovalute sulle quali scommettere per guadagnare nel 2018, che sta avendo un buonissimo seguito e moltissime visualizzazioni. Grazie a tutti. Se vuoi qualche nome al volo perché non hai voglia di guardarti tutto il video, ti consiglio OmiseGo, secondo me andrà fortissimo con i pagamenti verso il mondo asiatico, NIO, che è il nuovo Ethereum, quindi l'Ethereum della Cina, secondo me farà il botto nel 2018. Sicuramente anche Navcoin, un'ottima criptovaluta per i pagamenti anonimi e veloci e anche per guadagnare un pochino di interesse, ma ce ne sono davvero tante altre. ARK in questo momento secondo me è estremamente sottovalutata come criptovaluta perché consente di fare dei progetti sulla blockchain, ce ne sono davvero tante, io ho selezionato le migliori, di nuovo fai riferimento al mio video dedicato. Bene, ora che abbiamo la nostra lista di criptovalute sulle quali possiamo potenzialmente andare a scommettere, apriamo Binance.com e dalla home page spostiamoci sulla scheda Markets, che riporta il nome della nostra criptovaluta di origine, quindi i Bitcoin oppure Ethereum che abbiamo trasferito inizialmente e che costituiscono il nostro capitale, abbiamo detto. In particolare clicchiamo BTC Markets se abbiamo trasferito Bitcoin, oppure ETH Markets se abbiamo trasferito gli ETH, quindi l'Ethereum. Di ricerca adiacente per trovare la prima criptovaluta della nostra lista di potenziali obiettivi. Ad esempio digitiamo OMG
Otranto Milano Genova per localizzare rapidamente la coppia ETH OMG oppure BTC OMG, a seconda di quale sia la nostra appunto capitale iniziale, quindi la nostra criptovaluta di origine. Una volta che abbiamo trovato e abbiamo filtrato la lista, clicchiamo la stellina per aggiungere la criptovaluta che abbiamo appena cercato alla lista dei nostri preferiti. Ripetiamo quindi questa operazione di ricerca e filtraggio e aggiunta ai preferiti per tutte le nostre criptovalute che potenzialmente potremmo voler acquistare. Terminato questo lavoro, assicuriamoci di cancellare qualsiasi testo sia rimasto all'interno del campo di ricerca e quindi clicchiamo su Favorites per spostarci nella lista delle sole criptovalute che abbiamo appena aggiunto alla nostra lista dei preferiti. Ora sull'intestazione della colonna 24HChange fino ad ottenere la freccia con la punta rivolta verso l'alto. Il primo risultato della lista sarà la criptovaluta che rispetto alla nostra base in Bitcoin o Ethereum ancora sta avendo la maggior perdita, quindi è in svantaggio e ha perso di più nelle ultime 24 ore. In particolare vogliamo appunto, ricordate bene questo particolare perché è molto importante per la nostra strategia, scegliere una criptovaluta che abbia il segno meno, seguito da meno 15%. 15% oppure meno 20% sarebbe ancora meglio. Se troviamo una criptovaluta interessante che porta segno meno 10%, io considero 10, meno 10, la soglia limite sotto la quale raccomando di non applicare la strategia della quale stiamo andando a parlare. Se non troviamo niente nella lista delle nostre, dei nostri potenziali acquisti con queste caratteristiche, chiudiamo Binance, non facciamoci prendere dalla smania di voler acquistare immediatamente per diventare ricchi domani e a farci la Lambo, come dicono tutti, e ritorniamo nei prossimi giorni. Mi raccomando, abbiate pazienza perché vogliamo cercare di nuovo una criptovaluta che rispetto alla nostra base abbia perso almeno il 10, meglio ancora 15, 20 sarebbe l'ideale per 100. Una volta che abbiamo trovato effettivamente la nostra moneta da comprare, clicchiamoci sopra per atterrare alla pagina degli ordini. Rivolgiamo quindi l'attenzione nella sezione in basso a sinistra e dove c'è l'etichetta Buy e clicchiamo su Limit perché vogliamo appunto inserire un ordine limite. In questa pagina prendiamo nota di questi due valori, il capitale in valuta base di cui disponiamo che è visualizzato di fianco alla sezione Buy con l'etichetta Balance e il prezzo più basso raggiunto dalla nostra coppia nelle ultime 24 ore è visualizzato in alto nella pagina sotto la dicitura 24HLOW. Dobbiamo scaricare il foglio di calcolo che ho già preparato. Di nuovo trovate il link per il download diretto nell'articolo. Una volta scaricato il file dobbiamo semplicemente copia incollare i due valori all'interno del foglio di calcolo. In particolare il balance, quindi il capitale di cui disponiamo nella nostra valuta base, deve essere copiato nella cella adiacente al testo tale disponibile per l'acquisto che troviamo appunto nel foglio di calcolo. Invece il valore 24HLOW deve essere incollato nella cella con l'indicazione prezzo minimo valuta da acquistare 24 ore. Il foglio automaticamente popola sotto una serie di ordini dando le indicazioni esatte di quali prezzi inserire e quali percentuali del nostro capitale spendere ad ogni scaglione. Come vedete compreremo una quantità di moneta sempre crescente mano a mano che salirà lo sconto, quindi più il cambio verso la valuta sarà per noi favorevole perché starà perdendo terreno rispetto alla nostra base, più moneta andremo ad ottenere. È diviso in vari scaglioni perché così possiamo ridurre il rischio. Ora, so benissimo che per i principianti la cosa che ci salta in mente è: ma perché non mettiamo solo un ordine grosso all'ultimo scaglione, quindi quando lo sconto è massimo? Il motivo è che non è detto che effettivamente raggiungiamo una percentuale di sconto così elevata. La strategia quindi che propongo permette di bilanciare tramite questi ordini molteplici il fatto che il prezzo scenda rapidamente con la possibilità effettivamente di accaparrarci un po' di criptovaluta. Quindi diciamo così, se per caso ci dovesse essere un rimbalzo prima degli ultimi scaglioni avremmo già comunque comprato ad un buon prezzo in alto, se invece il prezzo continuerà a scendere fino all'ultimo avremo appunto lo sconto massimo. Ovviamente fate attenzione perché nessuno ci garantisce che non si vada anche oltre la percentuale dell'ultimo scaglione e quindi la criptovaluta che abbiamo acquistato sia proprio in una fase di
discesa rapidissima. È il gioco del mercato. In caso succeda, comunque, non fatevi prendere dal panico, tenete forte, quindi fate un bel hold, come si suol dire in gergo, e vedrete che nel tempo, se il progetto che abbiamo scelto è valido, ci sarà appunto una ricrescita verso l'alto e dovremo tornare in pari e poi eventualmente iniziare anche a guadagnare. A questo punto non ci resta altro da fare se non copia e incollare i prezzi e diciamo, gli ammontari che ci sono stati calcolati dal foglio di calcolo all'interno di Binance. Quindi prendiamo i valori del primo ordine, le colonne price e amount della riga ordine 1 e riportiamoli negli omonimi campi di Binance. Verifichiamo che total sul foglio di calcolo e su Binance siano grosso modo uguali, ci sarà sicuramente un pochino di scarto dovuto all'arrotondamento, ma questo conto, questa verifica ci permette di escludere che ci siano stati degli errori grossolani di copia incolla. Siamo pronti effettivamente a inserire il nostro ordine limite, basta cliccare su buy e il gioco è fatto. Ripetiamo quindi l'operazione per tutti gli altri ordini presenti nel foglio di calcolo. A questo punto la fase operativa è davvero completata. Possiamo andare a farci i fattacci nostri, andare a lavorare, andare a correre, andare a ballare, fare tutte le nostre cose che desideriamo. Quello che dobbiamo fare è infatti solamente attendere che, mentre il prezzo si spera che continuerà a scendere, vengano raggiunti i nostri limiti imposti per gli ordini. Non appena questo succederà, ci accaparreremo la criptovaluta che abbiamo scelto. Complimenti, perché effettivamente abbiamo ora l'opportunità di rivenderla. In che modo dobbiamo rivenderla? Seguendo esattamente la stessa identica strategia. Infatti nel foglio di calcolo poco più in basso sono proposti altrettanti ordini di vendita, questa volta, nei quali vengono calcolati delle percentuali di markup sempre crescente. Quindi venderemo la nostra criptovaluta che abbiamo appena ottenuto nell'ordine esattamente contrario a quella a cui l'abbiamo acquistata. Quindi più il prezzo salirà, più inseriremo degli ordini consistenti. Anche qui l'idea e la speranza ovviamente è di raggiungere il tetto massimo dove venderemo al massimo la nostra criptovaluta nella quantità più consistente. Di nuovo, nulla vieta che il prezzo salga anche oltre l'ultimo scaglione, però con questa vendita progressiva avremo comunque ridotto il rischio. Vale di nuovo la considerazione che abbiamo fatto in precedenza: perché non inseriamo un ordine grosso allo scaglione superiore? Semplicemente perché senza fare analisi tecnica non è possibile sapere quale sarà effettivamente il prezzo massimo che raggiungerà. Quindi con questo modo di agire progressivo cercheremo un po' di ridurre il rischio e prendere tutte le altezze di prezzo più importanti. Vi ripeto, non vi preoccupate se non riusciremo a vendere al prezzo massimo, perché conserveremo comunque la criptovaluta eventualmente e lasceremo l'ordine attivo per i mesi a venire, durante i quali si spera che ci sarà una rivalutazione. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, grazie per avermi seguito, alla prossima, ciao!